Grazie a te. Sicuramente l'agricoltura soffre dalla sottrazione appunto che ha avuto dei terreni e poi erano i terreni migliori, quelli delle valli, e ci hanno relegato come dire a coltivare nelle aree che sono più difficili, in cui la produttività poi per l'azienda agricola è sicuramente più difficoltosa, con una resa e quindi una redditività inferiore. E questo poi è uno dei motivi per cui c'è l'abbandono, anche uno dei motivi per cui c'è l'abbandono da parte di molti dell'attività agricola. Intanto vorrei partire con ringraziarvi perché purtroppo di agricoltura si parla sempre molto 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 poco. Io dico che siamo gli invisibili di questa società, sono quelli che ogni giorno assicurano la vita, perché gli agricoltori producono il mangiare, senza l'agricoltura, come dire, l'umanità finisce. Eppure degli agricoltori purtroppo si parla sempre poco. In queste due giornate sembra che ci sia stata una concentrazione, questa mattina siamo stati andati a un convegno sulla PAC, oggi qui, domani avremo un altro incontro a Campi. Per cui è un bene parlare di agricoltura, anche se quindi vediamo che anche la presenza alla fine di coloro che dovrebbero interessarsi molto all'agricoltura, perché ripeto, parliamo della vita e della possibilità ogni giorno di mangiare, quindi una cosa fondamentale, invece non è all'attenzione delle persone. A meno che non ci siano poi dei danni gravissimi, come quando parliamo, poi si è parlato di Monte Pazzo, di quella di Ussina, allora ci rendiamo conto di quanto è importante sapere quello che mangiamo, di quanto è importante sapere se quello che stiamo mangiando ci fa bene, ci fa male, ci fa vivere o ci fa morire. Gli unici momenti in cui ci ricordiamo l'importanza dell'agricoltura, dico spesso anche così come della salute, quando una cosa si ha a disposizione, ci preoccupiamo semplicemente quando ci manca. Quindi quando noi avvertiamo il pericolo di non conoscere bene quello che mangiamo, allora ci ricordiamo di quanto è importante l'agricoltura che abbiamo sotto casa. Ed entra, come dire, in tema sull'agrobiodiversità, perché è un'agricoltura, la biodiversità che noi abbiamo vicino a noi, dovremmo avere vicino a noi, purtroppo così non è. Ora l'agrobiodiversità rappresenta, come dire, l'insieme delle varietà che l'umanità ha selezionato nel tempo e le ha selezionate in base, come dire, a delle precise motivazioni. Ha visto che un certo tipo, come dire, di grano resisteva al freddo, resisteva al caldo, poteva, come dire, dare una buona produzione in assenza di acqua, e quindi ha scelto, come dire, quelle varietà che erano legate poi al uomo. Questo poi è, come dire, la biodiversità legate al luogo, la cultura legata al luogo, il localismo. Io direi però cultura e cultura, perché l'umanità ha selezionato queste cose in base a un processo proprio culturale che è avvenuto nel proseguo dei millenni. Si è tramandato da gruppi di agricoltori che viaggiavano da una zona a un'altra, quello che erano le varietà che resistevano, che erano migliori, che producevano di più, si è tramandato, quindi un fatto culturale, ad altre persone in altri luoghi, si è arrivato, come dire, a mettere insieme le diverse culture, e l'umanità ha elaborato questo grande patrimonio di varietà vegetali e animali che noi conoscevamo e che abbiamo disperso purtroppo moltissimo in questi anni. Abbiamo perso ormai quasi il 75% delle varietà esistenti a livello mondiale. Rischiamo ogni giorno di perderne di più. Ma perché è arrivato a questo processo? Ora, sicuramente non c'è stato un miglioramento della qualità. Non è che noi il grano che noi mangiamo oggi, assolutamente non è migliore il grano che noi mangevamo quando eravamo, come dire, ragazzi. C'erano varietà incredibili di grano che venivano utilizzate poi per le diverse esigenze. Noi oggi usiamo la stessa farina per fare il pane, per fare i dolci e per fare tutto quello, per fare, come dire, la pasta. Ossia non era assolutamente. C'erano varietà di grano che venivano utilizzate per fare il pane, quelle che venivano utilizzate per la pasta e altre, come dire, per i dolci. Avere, come dire, uniformato, omologato alla fine queste varietà è stato semplicemente, come dire, un interesse di tipo economico. C'è stato un processo di industrializzazione in agricoltura, così come c'è stato per altri settori produttivi. Però andare a fabbricare, come dire, un motore in Italia, fare la macchina come noi ascoltiamo questi giorni, discussione Fiat eccetera, delocalizzazione, cioè fare una macchina a Torino, fare una macchina in Messico o farla in Polonia, non c'è nessuna differenza, perché non è che la macchina, come dire, è influenzata
da quel posto, dal tempo, dalla neve, dall'aria, dal caldo o dal freddo. Non è assolutamente così. C'è un capannone, si sta lì dentro e si produce. È uguale fare questo, come dire, questa cosa in un posto o in un altro. Questo assolutamente non è per l'agricoltura. L'agricoltura, dico banalizzando, ma è una fabbrica che ha per tetto il cielo e per pavimento la terra, con tutto quello che passa tra terra e cielo, per cui è assolutamente imprevedibile, è impossibile programmare questa attività, è impossibile impedire al vento di poter interagire con le culture o all'acqua o al gelo e a tutto il resto. È chiaro che la produzione agricola è una produzione legata a un luogo. Ora, aver selezionato nei millenni delle varietà che meglio si adattavano a quei posti ha significato per l'umanità intanto assicurarsi, come dire, che anche in presenza di freddo, di caldo, di assenza di acqua o di tempo, come dire, non ideale, si potevano ugualmente raccogliere e avere dei prodotti che consentivano all'umanità di andare avanti, ma ha significato anche selezionare quelle che erano le varietà migliori legate a quei luoghi. E c'è stata nel tempo una identificazione anche fra varietà e luoghi, per cui c'è la mela di questo luogo, c'è il pomodoro di questo luogo, De Camerone, no, che parlava ancora della, che Boccaccio parlava della mela, la pelle lisce come la mela casolana, che di caso di, come dire, di Chieti, nel senso che poi venivano identificate anche le produzioni con i luoghi, questo che c'è questa identificazione tra la produzione e il localismo. Ora, purtroppo la cultura industrializzata, la voglia di guadagnare, la voglia di non rispettare la natura, la voglia di voler costringere la natura a produrre quello che noi vogliamo, cioè a imporre le nostre regole anche alla natura, e ha portato, come dire, a dei disastri che noi abbiamo sotto gli occhi costantemente, con i degradi alimentari, con come dire, anche i drammi che dicevo prima derivanti dagli allevamenti. Non è che il pollo alla diossina all'improvviso è venuto fuori chissà per quale motivo. Certo, se noi mettiamo milioni di polli all'interno di un capannone che non vedono l'aria, che si passano dall'uno all'altro, come dire, l'infezione è quello che c'hanno, è chiaro che lì diventa, come dire, un luogo esplosivo per tutte le malattie che possono insorgere. Questo naturalmente riguarda anche per mucca pazza, che se noi diamo da mangiare a una mucca la farina di altri animali è come se costringessero noi a mangiare, come dire, la farina dei nostri genitori, dei nostri avi, spolverate, ce lo mettessero, come dire, all'interno di un brodo. È chiaro che questo provoca poi dei fenomeni incredibili. E tutto questo provocato naturalmente dalla voglia di guadagnare di più, quindi di omologare a livello internazionale le produzioni. E siccome l'agricoltura non è delocalizzabile, così come avviene per le produzioni industriali, hanno cercato di omologare il gusto. Cioè in tutto il mondo c'è il gusto McDonald's, cioè come non possiamo costringere, come dire, non so, non possiamo fare il parmigiano reggiano in Messico e negli Stati Uniti, allora vogliamo che tutti quanti abbiano il gusto del McDonald's, per cui noi mangiamo e, come dire, imponiamo questo prodotto a livello mondiale, quindi un gusto unico rispetto alle varietà incredibili che noi avevamo di produzione e anche di gusto. Con l'idea, qual era? Cioè le motivazioni quando parliamo con queste persone, perché si è distrutto questo patrimonio e si va distruggendo ulteriormente questo patrimonio? Ma dovevamo sfamare l'umanità, abbiamo bisogno di selezionare, no, delle varietà che possono rendere di più, produrre di più, perché dobbiamo dare da mangiare all'umanità che cresce, e quindi abbiamo omologato queste produzioni. Così poi vediamo che nemmeno questo è. Cioè vi do per esempio un dato. Dato il 2007, negli Stati Uniti si sono, per, come dire, buttati a macero con tutti i problemi che poi vediamo in questi giorni di scarica e altro, negli soltanto gli Stati Uniti per scarti alimentari, 41 milioni di tonnellate di scarti alimentari, equivalente a 92 miliardi di chilocalorie, che potevano servire per dare da mangiare a 1 miliardo di esseri umani. Cioè noi andiamo a produrre di più, abbiamo scelto di abolire le varietà e questo grande, come dire, questa grande ricchezza che noi avevamo, non perché c'era una necessità per l'umanità, anche perché l'umanità era andata avanti fino a noi, non è che si era, come dire, che si era persa, ma semplicemente perché volevamo, come dire, guadagnare di più,
andiamo a stressare i terreni, usiamo delle varietà che non possiamo riprodurre. Gli agricoltori prima non riseminavano quelle che avevano, oggi usiamo varietà del grano che ci costringono ogni anno a ricomprare quel seme, ci costringono a ricomprare quel tipo di pesticida che naturalmente va a inquinare quell'ambiente e il territorio, ma non perché c'è un'esigenza reale da parte degli agricoltori o da parte nostra, è semplicemente perché le industrie devono produrre e devono non sfamare l'umanità, perché vi ho detto, soltanto con dati degli Stati Uniti noi sfameremo tutti coloro che oggi hanno problemi di denutrizione o di fame nel mondo, e i dati italiani, quelli europei, non è che sono da meno rispetto a questo. Vediamo del resto tutto quello che finisce in discarica in termini di scarti alimentari. Allora, quindi l'interesse non è stato un interesse per l'umanità, ma è stato sempre il solito interesse, come dire, dell'avidità, del voler guadagnare di più, del voler, come dire, no, avere redditi, soprattutto per le grosse multinazionali che producono poi questi semi trattati, che producono, come dire, i pesticidi, per poter, ripeto, rispondere più a un'esigenza di arricchimento che non a un bisogno reale, e anzi il contrario, che oggi...